Village è un bene che è stato prima sequestrato e poi finalmente confiscato alla famiglia più potente e malavitosa di questo territorio, ovvero il clan Fasciani. E adesso è in mano degli amministratori giudiziari che hanno rivoluzionato tutto il sistema, i dipendenti sono in regola, ragazzini presi anche da realtà difficili di questo territorio. Quindi si è completamente ribaltata una realtà imprenditoriale e finalmente l'abbiamo riportata dalla parte giusta. Questo posto è stato scelto proprio per ripartire dal verso giusto, per un impegno in favore della città e della legalità in un posto che è l'emblema della legalità. Vuol dire che questo è il simbolo di Ostia che rinasce? Questo è il simbolo per me di Ostia che rinasce. Questo stabilimento era frequentato, gestito dai Fasciani e frequentato da tutta la malavita di Ostia. C'era il boss del clan Spada che aveva la cabina qui con la sua famiglia e i suoi familiari, quindi c'era veramente un'aria irrespirabile, era il fortino sul mare dei clan. Adesso è tornato dalla parte giusta. Noi è un'associazione antimafia, è stata creata da cittadine e cittadini di Ostia, nasce sul territorio lidense, nasce perché noi siamo convinti che l'illegalità si batta con la legalità. Il nostro intento è quello di promuovere la legalità all'interno del territorio, vogliamo dare un'alternativa ai nostri figli, ai figli delle persone che abitano su questo territorio, vogliamo dare la possibilità di evadere da contesti sociali difficili, lo faremo attraverso corsi di formazione, supporto legale, psicologico, finanziario, economico-finanziario. Lo vogliamo fare perché noi ci teniamo a questo territorio. La mafia ha fatto il suo tempo, ora è necessario che Ostia e il territorio, quindi lidense romano, torni nella gestione dei cittadini.